Io sono Gianmarco, ho 26 anni e per la voglia di mangiare, o mangiumaria per meglio dire, peso 152 kg. Il mio sogno è quello di arrivare a 90 kg. E quindi combattiamo 150 kg. Eccoci qua ragazzi in un nuovissimo video dove appunto vi farò vedere che cosa mangerò durante tutta questa settimana. Considerate che oggi è il 12 novembre del 1992. Sono tornato nel passato per appunto farvi vedere questa dieta qui. In ogni caso niente, adesso vi farò vedere cosa stiamo mangiando. Questa è la mia prima cena. Inizio dalla cena perché appunto la colazione l'ho già fatta e il pranzo l'ho già fatto. Mi sembra Erano abbastanza praticamente le normale. due mousse, poi siamo andati a fare la spesa. Esatto, abbiamo fatto il video. Era uscito il giorno 3, dovrebbe essere uscito. Avevo mangiato due mousse senza niente. Perché avevo mangiato solo quello? Perché non avevamo niente in casa e dovevamo andare a fare la spesa. Abbiamo fatto la spesa e sentirete il gatto che miagola. Abbiamo un gatto, tra parentesi. Volete vedere il gatto? Forse lo vedrete in futuro. Non lo so. Hai rotto il capero! Madonna, sti gatti! Mio, mio, mio! Basta! Detto ciò. Che dieta stai facendo? Che dieta stiamo facendo? Sto facendo una dieta dove appunto mangerò esclusivamente proteine. So che magari è sbagliato, ma semplicemente decido io della mia vita e voglio capire sulla mia pelle se avrò risultati o meno. È una dieta che farò per circa 3 settimane, non di più, perché da quanto ne so, se vai oltre rischi magari di sentirti male o robe del genere. Quindi farò solo 3 settimane di questa dieta per poi ritornare a una dieta normale dove ci saranno di nuovo i carboidrati. E via dicendo. Quindi considerate che io per 3 settimane non vedrò assolutamente né pasta né pane e tutto ciò che riguarda le cose con la farina. Però mangerò magari pancake proteici che sono fatti. Forse c'è sempre la farina in realtà nei pancake proteici, però mangerò solo quelli essenzialmente. Tutto il resto no. Quindi come vedete abbiamo 4 hamburger di tacchino e un pochettino di pomodoro per riempirsi. Ok, giusto, questa è la cena, mi ero dimenticato del pranzo. A pranzo avevo mangiato semplicemente due buste, una di prosciutto cotto, di alta qualità, quello pure digeribile con meno grassi, e poi uno di petto di tacchino. Quindi solo quello, senza pane, senza niente, mangiato le fette in questo modo, e sono arrivato adesso a cena a mangiare questo qua. Quindi procedo a mangiare, ovviamente non vi farò vedere niente in video perché sennò il video dura tanto, e poi vi farò sapere tutte le mie cose che mangerò a colazione, pranzo e cena. Ci vediamo domani a colazione. Oggi è il 13 novembre, siamo a colazione. Come vedete siamo senza luce perché viviamo ancora col fotovoltaico, aspettiamo l'Enel da chissà quanto tempo. Già l'ho spiegato in uno scorso video questa situazione. Oggi andremo a mangiare questi pancake qua. Ci sono 20 grammi di proteine se li dovessi mangiare tutti, ma non li mangerò tutti. Sono 4, ne stiamo mangiando 2 io e 2 lei, che sono stati spalmati pure con un filo di miele. Non si noterà mai perché ce n'è veramente poco, ma comunque c'è un pochettino di miele. Poi abbiamo 300 ml di latte di riso per un totale circa, mi sono fatto i calcoli leggendo i valori nutrizionali, tipo qua nel latte ci sono 44 calorie ogni 100, io ne sto prendendo 300, comunque per un totale di 360 calorie tutta la colazione. Quindi ci vediamo dopo al pranzo. Vi rendo partecipi giusto di mangiare proprio una cosina veloce. Buoni. Raga, ve li consiglio di pancake proteici, sono veramente buoni. Viene Ragazzi, se durante il video comunque possono capitare dei momenti in cui si sente del vento di sottofondo anche mentre siamo chiusi in casa, è perché la telecamera per qualche strano motivo fa rumore. Non abbiamo ancora capito da dove deriva questo rumore. È un problema della fotocamera perché considerate che c'è il silenzio tombale in stanza. Quindi scusateci per questo disagio appunto che avrete durante il video. Considerate che abbiamo comprato un microfono che dovrebbe arrivare martedì, in questo momento che registro la clip. Sabato, e speriamo che arrivi per appunto evitare di farvi sentire il mare di sottofondo o il vento di sottofondo quando siamo pure in casa. Dopo la camminata mi sto mangiando 22 grammi di un mix di frutta secca.
sono le 7.47. Ogni 30 grammi hanno 194 calorie, quindi io ne starò mangiando circa sulle 130 calorie, una roba del genere. Considerate che sono morto, ho fatto 6.000 passi oggi, avete già visto il video probabilmente qualche giorno fa. Quindi io mi finisco di mangiare questa nocciolina e ci vediamo poi alla merenda, che questa non è una merenda ma è un rinforzo teoricamente dopo che hai finito di camminare, per recuperare un po' l'energia. Ed eccoci qua alla merenda, facendo merenda alle 10.30. Ci andremo a mangiare questo yogurt, si dovrebbe vedere bene. È uno yogurt greco al caffè col 0% di grassi. Infatti grassi c'è scritto 0 grammi, di cui grassi saturi 0 grammi, che sono quelli comunque che fanno male, quelli saturi. Mentre ci sono un po' di carboidrati, un po' di zuccheri e proteine, per un totale comunque di 73 calorie ogni 100 grammi. Siccome sono 150 grammi, dovrebbero essere circa 110 calorie. Quindi andiamo a mangiare. Molto buono, sinceramente non noto nemmeno che non ci sono grassi. Anche questo ve lo consiglio se lo volete comprare, l'ho comprato a Lidl. Cioè, se volete mangiare una cosa comunque che ha poche calorie ed è buona, ci sta. Comunque per pranzo ci stiamo facendo questo broccolo, sia io che Sofia. Li sta cucinando adesso mia madre. E poi mangerò pure due mozzarelle. Vi farò vedere poi il piatto finito. Siamo arrivati al pranzo e adesso mangerò 250 grammi di mozzarella con 360 grammi di broccolo. Sono circa 770 calorie. Il broccolo è fatto con un cucchiaio d'olio e un po' d'arancia e acqua e un pizzico di sale, giusto per non vomitare mentre mangiavo, però poco, giusto proprio poco. Oddio, mi è volato tutto. Broccolo, Maria. Sto mangiando due mozzarelle perché è comunque l'inizio della dieta, quindi voglio evitare di mangiare troppo poco. Però già dalla prossima settimana, se mangio le mozzarelle, penso che me ne mangerò solo una. Anche perché sono 770 calorie di pasto, che secondo me non sono poche, ecco. Considerate comunque che sta facendo questa dieta, che è la dieta delle proteine, quindi può mangiare tutte le proteine, diciamo, che vuole, tra virgolette. Anche se nella mozzarella ci sono sì le proteine, ma è anche molto grassa, lo so. Però, raga, alla fine sto provando. Se non dimagrirò mangiando la mozzarella, probabilmente poi non la mangerò più. Comunque, ci vediamo alla merenda. Allora ragazzi, sono le 16.36, adesso mi andrò a mangiare questo qua, che è uno yogurt proteico. Ci sono 20 grammi di proteine in tutto, sono 152 calorie una coppa intera. Io mi ricordavo che erano 200 calorie, mi ricordavo male, ma tanto meglio. Sono 200 grammi di yogurt. Intanto lo devo assaggiare, che non l'ho mai mangiato, quindi non so nemmeno com'è. È bello denso, posso anche, aspetta, però per sicurezza, no, non cade. L'odore sa proprio tanto di cioccolato. Ah sì, è una mousse, grazie al cane. Non è uno yogurt, scusate. Madonna. Buono. No ragazzi, tanto. Le cose proteiche sono buonissime. Tanto tanto buono. Ci sta assolutamente. Alle 4:30 comunque ci stiamo facendo una merenda abbastanza sostanziosa. 152 calorie, direi che ci può stare. Ma considerate che ho deciso per oggi, non lo vedrete nei video normali, ma lo dirò probabilmente domani nel video di mattina, che poi quel video sarà un video del passato per voi che vedrete questo video. Però comunque adesso andremo a camminare, ma ci facciamo giusto una mezz'oretta, perché la camminata quella più sostanziosa ce la facciamo appunto di mattina. Quindi mi finisco lo yogurt e andiamo. Ancora yogurt e mousse. Considerate pure comunque che c'è questo qua, la vaniglia, che lo andrò ad assaggiare un altro giorno. Questo qua se lo sta mangiando adesso lei. Io probabilmente ci darò un assaggio, giusto per vedere se mi piace. Come vedete la consistenza, quantomeno per me, è spettacolare, proprio buonissimo. E vi ripeto, ve lo consiglio. Tu vuoi venire sempre con noi? E niente, ci facciamo questa mezz'oretta qua. Sto partendo da 6.073 passi, perché appunto quelli di stamattina sono stati 6.073. Che ore sono? 16.49. Ora tra 15 minuti di camminata ci giriamo e ritorniamo. Mi sta facendo molto piacere di tutti i commenti molto lunghi che mi stanno arrivando sotto i video, quantomeno fino al giorno di oggi, che dovrebbe essere il giorno 4, quello uscito l'ultimo. Quando uscirà questo video probabilmente saremo al giorno 10, e magari già al giorno 10 non mi commenterà più nessuno. No dai, non credo. Dopo le 3 settimane probabilmente mi concederò un giorno di sgarro. Non vedo l'ora che passino. Mi dissocio. Però sì.
Già sono, se non sbaglio, tipo a 1400 calorie, forse anche qualcosina in più. Con la cena arriverò quasi alle 2000, quindi non credo di star mangiando poco. In ogni caso, essendo ancora al secondo giorno e non volendo fare durare il video 3 ore, io ora camminerò e mi farò mezz'oretta come vi ho detto, ma ci vediamo alla cena. A dopo. Oh, piccoli, questi sono gli asini del vicino. Siamo arrivati a tipo 9500 passi, quasi 9700, quindi abbiamo fatto 3000 passi. Siamo arrivati alla cena, se sentirete i cani abbaiare, ma stanno abbaiando e non ci possiamo fare niente. Sono le 20:39, sto cenando un pochettino più tardi perché ho avuto, diciamo, una scarica di andare in bagno dopo la camminata e probabilmente forse sto bruciando grassi. Sto cenando 40 minuti più tardi, ma ok. Vi faccio vedere la cena. Come vedete abbiamo 50 grammi di arista al forno, 150 grammi di petto di tacchino e poi giusto un pochettino di pomodoro per non farci mancare niente. Quindi adesso procederò con la cena, mangerò questo e basta e poi andrò a dormire, che considerate pure che sono abbastanza stanco. Alla fine comunque ho chiuso con 10.000 passi, per dirvi, dopo quella camminata pomeridiana quanto ho fatto. E sinceramente questa cena ci può stare. Comunque abbiamo un totale di 205 calorie per quanto riguarda la parte salumi. E poi il pomodoro, mia madre mi sta dicendo che sono 19 calorie ogni 100 grammi. Quindi facciamo finta che sto mangiando 200 grammi di pomodoro, ma sono in realtà 160. Quindi sto mangiando sulle 240 calorie adesso per cena, proprio per arrotondare ed evitare di fare poi tutto il preciso preciso. Ovviamente sto andando sempre un pochettino in eccesso, se c'è qualche caloria in meno, pazienza. Comunque in totale in questa giornata dovrei avere mangiato, facendo il calcolo di tutte le calorie che vi ho detto poc'anzi, 1772 calorie, che comunque considerate che con la camminata di oggi ne ho bruciate circa 900, un pochettino più di 900, quindi direi che la metà delle calorie le ho bruciate. Detto ciò, ci vediamo alla colazione di domani e considerate che nei prossimi giorni farò clip un pochettino più brevi. Nel primo giorno già mi sono dilungato abbastanza, se no il video durerà qualcosa come 2 ore e mezza, quindi le prossime clip saranno, vi faccio vedere colazione, pranzo, cena, colazione, pranzo, cena, veloce veloce veloce, e chiuderemo il video poi il settimo giorno, dove vi farò vedere pure il peso finale. Considerate che non mi sto pesando in questi giorni, sto partendo da 152,2, vedremo a fine video la pesata quanto sarò a quel punto. A domani mattina. Oggi 14 novembre, iniziamo la mattinata alle 7:27, un pochettino più tardi. Ci sono 300 ml di latte, stavolta scremato, quello di mucca normale ma scremato, quindi non lo vedete ma è tipo acqua, perché quello scremato considerate che gli tolgono tipo quasi tutto il grasso, cioè tutto acqua. E poi ci abbiamo 3 uova sode, dovrebbero essere precise sulle 294 calorie, ma mettiamo a caso 300 calorie. Vado a mangiare. Considerate che questo è il mix di frutta secca, la mangerò ogni giorno, però al posto di mangiare 22 grammi probabilmente me ne mangerò 15 grammi perché erano comunque abbondanti. Farò sempre 15 grammi ogni giorno, non le metterò ogni volta, considerate comunque verso le 8:30-9 che mangerò sempre appunto queste. Mi approfitto a mangiare la mia colazione. Ragazzi, siamo arrivati alla merenda, stiamo facendo una merenda di giusto 130 calorie, 2 fette di ananas che pesano 110 grammi e 30 grammi di prosciutto crudo. Sono le 10:20, andiamo a mangiare. Io odio l'ananas, però lo sto mangiando comunque per la dieta. Maria, quanto è dolce! Col prosciutto crudo lo riesco a mangiare meglio. E siamo arrivati al pranzo. Sono 200 grammi di tonno sgocciolato proprio al massimo, non c'è un filo d'olio, 250 grammi di finocchio al forno con un cucchiaino da caffè d'olio extravergine. Nel finocchio considerate pure che c'è un'arancia spremuta, però l'ha fatta a tutti e due, quindi è mezza arancia l'uno in poche parole. E ci ho messo pure un pochettino di Philadelphia nel tonno per rendere tutto un pochettino più buono, no? Sono le 12:50 e il totale di tutta questa cosa che ho calcolato io teoricamente dovrebbe essere giusto sulle 550 calorie dovrei star mangiando in questo momento. Quindi adesso procediamo a mangiare. Diciamo che il finocchio è particolare, non mi aspettavo questo gusto, è buono però boh, ma in ogni caso è giusto comunque che variamo e mangiamo sempre cose diverse, anche se una cosa non mi fa troppo impazzire di sapore me la mangio un pochettino di forza e andiamo avanti.
Come merenda faremo sempre questa qua di 152 calorie e quindi andiamo a mangiare questo e ci vediamo a cena. Sempre buono. Sono le 16.55. Stavolta vaniglia l'ho preso. Ragazzi, siamo arrivati alla cena che, come potete vedere, sono semplici. Oddio. Facciamo che ve lo faccio vedere. Troppo tardi, è caduto tutto. Mi è caduto tutto questo lietto che vedete qua, che in realtà era quello delle melanzane che rilasciano quando le cucini. Sei da picchiare comunque. Silenzio. Erano 200 grammi di melanzane crude che ovviamente da cotte dimezzano almeno il loro peso, quindi saranno 100 grammi di melanzane cotte. Tre hamburger di tacchino con la prima cena che ho fatto della settimana. Sono le 20:10 e con questa cena siamo a 460 calorie totale di tutta la giornata, invece siamo a 1660 calorie. Ovviamente non le faccio precise al millesimo, ma considerate che si avvicinano molto. Se non sono 1660 sono 1700, se non sono 1660 sono 1600, tra i 1600 e i 1700. Però cerco di farle proprio giustissime, ma capite bene che poi non so poi quanti liquidi perdono le melanzane, non so quanto anche gli stessi hamburger cucinandoli, capite bene che un po' perdono di grasso e robe varie, no? Dai, mangia! Comunque, sì, mangia! Buon appetito! La mescolanza tra la melanzana e l'hamburger era buonissimo, però proviamo la melanzana senza niente. Buona pure! Troppo gustosa! Mi sembra troppo buona. Sono semplicemente fatte al forno alogeno senza niente. Poi dopo che le ha finite di cucinare ci ha messo un cucchiaino d'olio e un pizzico di sale, giustamente per non morirci. Buonanotte. Notte. Per loro era una buonanotte. No, perché per loro già inizia subito la colazione, allora, dopo mezzo secondo. Per noi buonanotte. Buonanotte a noi, ciao. Oggi giorno 15 novembre, sono le 7:15, stiamo procedendo con la colazione, sempre 300 ml di latte scremato e due pancake con il miele, all'incirca siamo sulle 340 calorie. Come vedete oggi andiamo sempre di questa 152 calorie, sono le 10:30 circa, stavolta il cioccolato. Molto buona. Giusto per farvi un excursus della giornata, abbiamo fatto 9000 passi, abbiamo mangiato 10 grammi di frutta secca come sempre. Adesso siamo arrivati alle 10:30, mangiamo questo e poi ci vediamo per pranzo. Ragazzi, siamo arrivati al pranzo, intanto sono le 12:55. Il nostro pranzo è questo qua, circa 400 grammi di melanzane quando erano crude, considerate da cotte diventano meno, una mozzarella, due fettine di prosciutto e petto di tacchino che è tutto sotto come vedete in tutto il piatto, per un totale circa di 541 calorie. Considerate che magari c'è qualche calorina in meno, in più lo sapete sempre. Ho preso un pochettino di tutto, mozzarella, melanzana, pesce e prosciutto. Vediamo se tutto insieme affuocami, vediamo se tutto insieme è buono. Ragazzi, sono le 17:15, per merendina mi mangerò questo yogurt greco al caffè con 0% di grassi, sono 150 grammi per un totale di 110 calorie. E per cena abbiamo tre cosce di pollo, che in realtà sono i fusi, ma vabbè, comunque io le chiamo cosce. E poi qui abbiamo 500 grammi da crudi di funghi. Considerate comunque che i funghi sono 110 calorie, sicuro al 100%. Vabbè, con l'olio arriviamo magari a 150 calorie, proprio esagerando. Mentre per le cosce di pollo precisamente non lo so, ma dovrebbero essere 200 grammi di pollo esagerando. Considerate che le cosce di pollo stanno a 177 calorie l'uno. Quindi dovremmo essere intorno alle 505 calorie su di lì, magari non sono precisissime, pazienza. Quindi nel totale siamo appunto a 1550 calorie. Ne abboniamo 50 così a caso, mettiamo a caso che abbiamo mangiato 1600 calorie oggi. Considerate comunque che le cosce di pollo sono in poche parole bollite con un pochettino di patate che non mi sono messo io ma se le sta mangiando mia madre, un pochettino di pomodoro, sono completamente senza sale e giustamente forse un pochettino
di olio messo nell'acqua, quindi comunque forse anche sedano. E forse anche sedano e cipolla. Vabbè, sì, quelle cose comunque che lo aiutano a insaporire la carne, ma che comunque di calorie non penso che gli lasciano più di tanto. E devo dire che nonostante è senza sale, molto buono. Nei funghi invece c'è poco sale e anche quelli sono molto buoni. Questa cena direi che l'apprezzo pure. Sono le 8:25, mi finisco questa cena e ci vediamo domani a colazione. Di nuovo buonanotte. È inutile buonanotte, per loro sarà... Sono le 8 del mattino, siamo al 16 novembre e stiamo andando a mangiare 100 ml di succo d'arancia. Lo bevi, no? Non è che lo mangi. Perché ora devo nominare tutto, quindi mangio tutta la cosa completa che ora nomino. Quindi comunque bevo 100 ml di succo d'arancia e poi mangio un pochettino di... sono tipo 150 grammi di prosciutto cotto, ancora più cotto nella padella con una mozzarella, per un totale di circa 540 calorie. 540 ovviamente considerando pure il succo d'arancia che andremo ad assaggiare ora. Vabbè dai, buono, dolce. E poi andiamo ad assaggiare pure il prosciutto con la mozzarella. Che è un involtino. Esatto. Molto buono. Ragazzi, sono le 10:25. Adesso andremo a mangiare 90 grammi di yocca, che sarebbe formaggio a fiocchi, e 10 grammi di cioccolato fondente a scaglie, che andrò a buttare qui dentro. Comunque il totale di tutto questo dovrebbe essere di circa 140 calorie. Adesso andiamo a vedere se la combo col cioccolato fondente è buona o non è buona. Lo yocca non mi piace proprio di sapore. Però me lo mangerò a forza e ci vediamo al pranzo, che sicuramente sarà più buono di questo. Comunque vi dirò, l'accoppiata col cioccolato, in bocca ti rimane il sapore del cioccolato, quindi non dico che sta diventando buonissimo, ma con il tempo un pochettino lo sto apprezzando di più. Direi che ci sta assolutamente. La posso anche rimangiare. Aspettava. Ma infatti. Sono le 12:30. Ragazzi, siamo arrivati al pranzo e stiamo mangiando. Considerate che abbiamo una zucchina e mezzo, perché ho tagliato a metà, quindi una zucchina e mezza ripiena con un pochettino proprio di Philadelphia, una fettina di prosciutto crudo, ma divisa tra tutte queste tre e altre tre che si sta mangiando la mia ragazza. Poi due hamburger e mezzo. Comunque considerate, per un totale circa di 420 calorie. E andiamo ad assaggiare. Comunque la zucchina era senza sale, ma con l'hamburger, la Philadelphia, vabbè, il prosciutto crudo nemmeno lo nomino perché ha messo una fetta in tutto e non si sentirà nemmeno. Assaggiamo. Si sente che la zucchina è proprio senza niente, però è mangiabile, è buono. E ragazzi, siamo arrivati alla merenda. Oggi andremo di 300 ml di latte scremato e 10 grammi con proprio uno sputo di miele. Considerate che nemmeno si vede probabilmente il miele che c'è. Comunque 10 grammi di arachidi per un totale comunque di 170 calorie. Ci sta, molto buono e un po' di latte. Sono le 17:26. Ci vediamo alla cena. Ragazzi, sono le 20:32, andiamo a cenare. Come vedete abbiamo un pochettino di petto di tacchino e arista al forno, 80 grammi invece di cipolla rossa semplicemente messa dentro il fornetto, cotta senza nulla, e un pochettino di pomodoro con dell'origano e non c'è nient'altro. Considerate che cucina mia madre, quindi non lo so poi se ha messo pure un pizzico d'olio, ma se l'ha messo ne ha messo proprio niente. All'incirca 320 calorie su di lì. Assaggio questo qua. Buono, ci sta assolutamente. Mi finisco la cena, buonanotte. Perché dici buonanotte ora tu e non lo dico io? Perché ogni giorno mi dici di dire buonanotte, ora lo dico io e rompi pure le palle. Ma come siamo combinati? Comunque il 16 novembre considerate che avevo chiuso la giornata con 1600 calorie circa, sempre su di lì. Facendo la somma di tutto quello che ho mangiato era 1590. Facciamo 1600 per arrotondare, no? Così, a caso.
oggi è 17 novembre e andremo a mangiare un pancake con 5 grammi di cioccolato, quello fondente sciolto, e sempre un altro pancake con il miele e un bicchiere di latte di riso, che è sempre questo qua che vi avevo fatto vedere, se non sbaglio, il primo giorno che avevamo preso due confezioni. Comunque, giusto per delucidarvi un attimino su questa situazione, considerate che noi abbiamo fatto la spesa appunto una volta e poi non abbiamo più fatto spesa per il discorso che avete visto nel video della luce, quindi se abbiamo mangiato un pochettino sempre le stesse cose è pure per questo. Detto ciò, andiamo a mangiare e ci vediamo dopo. Comunque 382 calorie per questa colazione. Sono le 11:30 e per merenda andiamo di 50 grammi di Philadelphia con un'arancia e stiamo mangiando 142 calorie. Sinceramente la sto assaggiando, questa cosa era un'idea di Sofia. Oddio, questa cosa non so quanto sarà buona. Vediamo, mi dissocio da... vabbè. Particolare, buona comunque, dai, ci può stare. Comunque la Philadelphia è quella light, quindi per quella poche calorie, 50 grammi. Che poi la chiamo Philadelphia, ma in realtà non è la Philadelphia, è formaggio spalmabile di un'altra marca. La chiamo Philadelphia perché si conosce così. Ragazzi, siamo arrivati al pranzo e mangeremo qualcosa di diverso, di buono. Lo chiameremo tortino di uova e zucchina. Comunque è semplicemente un po' di uovo sbattuto con la zucchina appunto e 50 grammi di grana con del finocchio al forno. Si sta appannando tutto. Sono le 13:08 e andiamo ad assaggiare prima un pochettino di finocchio. Anche se in realtà l'abbiamo mangiato già questo, però riassaggiamo. C'è pochissimo sale in entrambi e un cucchiaio di olio solo nel finocchio, che in realtà l'abbiamo pure smistato tra me e lei, quindi non è per niente abbondante. Frittata, tortino, come lo volete chiamare lo chiamate. Buono, si sente che c'è meno sale, ma ci sta, non dà fastidio. Comunque abbiamo un totale di circa 520 calorie. Pare che c'ha un bottoncino che appena inizio a riprendere. Vabbè, oggi andremo a mangiare quella che vedete sommersa, è ricotta con sempre 10 grammi di cioccolato. Considerate che la ripresa, essendo vicina, sembra molto di più. Intanto sono le 17:17 e la merenda di oggi è per un totale di 130 calorie. Quindi adesso mescolo, così all'incirca, considerate, con la ricotta del cioccolato dovrebbe venire una sottospecie di ricotta dolce. Lo senti il cannolo? Ti dirò, manca lo zucchero, però lontano, proprio da un'altra parte. Tipo in Francia. In Francia secondo me sarebbe un ottimo cannolo. Però è buono. Comunque sono 50 grammi di ricotta e 10 grammi di cioccolato fondente. Ragazzi, oggi è triste. Siamo pronti alla cena più brutta della settimana. Cioè, magari per molti di voi potrebbe essere la cena più buona in assoluto, incredibile, wow. Per me è la cena più brutta che potessi mai avere nella vita. Esagerato. Abbiamo due fettine di pesce spada, che vabbè, quello comunque sicuramente sarà buono. Anche se comunque io di pesce non ne vado pazzo. E questo. Questo, ragazzi, io sbocco solo a guardarlo. Ma dillo che cos'è. Dovrebbero essere le foglie del cavolfiore. Sei prevenuto comunque. Già solo il colore mi fa venire il vomito. Ora dice che è buono. No, queste non ve le consiglio. Le mangerò perché comunque riesco a inghiottirle fortunatamente. Ma no. Assaggio il pesce, che almeno mi rifaccio un po' il palato. Considerate che comunque io di pesce non ne mangio mai, proprio mai. Io pesce zero totale, solo quando vado al sushi e ci vado una volta ogni 6 anni, per dire. Comunque il pesce spada è buono. Provo ad assaggiare un pezzo di pesce spada con queste qua, che magari diventa più mangiabile, spero. Oh mio Dio, quanto è. Perché a me con il pesce rende di più, è più mangiabile. Comunque sono le 20:12, mi ero dimenticato di dire l'orario. Considerate che 230 calorie è solo il pesce, mentre per quanto riguarda appunto queste foglie, ho visto che le foglie del cavolfiore sono tipo 28 calorie, queste qua non lo so quanti grammi erano. Comunque raga, esagerando sono arrivato a 250 calorie. Buonanotte, lo vuoi dire stavolta o non lo diciamo? Buonanotte.
Buongiorno. Buongiorno. Oggi comunque abbiamo mangiato un totale di 1424 calorie, ma se vogliamo proprio arrotondare, fate conto come se siamo arrivati a 1500, ma non ci siamo arrivati sicuramente. Ragazzi, sono le 8:26, stiamo procedendo con la colazione. Siccome ieri ci è piaciuta parecchio come merenda, ieri avevamo mangiato 50 grammi di ricotta e 10 grammi di cioccolato. Stavolta stiamo mangiando 200 di ricotta e 15 di cioccolato, perché adesso andremo a camminare, quindi comunque abbiamo bisogno di zuccheri, che vabbè, di zuccheri in realtà c'è solo nel cioccolato. Nella ricotta ho notato che ce ne sono veramente molto pochi. Considerate che è la ricotta quella che serve di solito per farci la pasta. E comunque la colazione di oggi è un totale di 423 calorie. Si va a mangiare. Buona. Ci sta assolutamente tutta. Come colazione poi è anche molto abbondante. Direi che questa è tipo una delle migliori colazioni tra tutte quelle che abbiamo mangiato. No dai, i pancake sono buoni. Anche i pancake sono buoni, però questa di più. La preferisco su tutte. Ora noi andremo a camminare. Se avete visto già il video. Oggi andremo a mangiare questo che c'è scritto che è una crema al dessert al caramello, sempre con 20 grammi di proteine per un totale di 166 calorie. Ok, fa odore tantissimo di caramello, in ogni caso sono le 11:13, guardate la consistenza, vabbè, tipo un budino sembra. No vabbè, una crema, e so tantissimo di caramello. È molto molto buona. Anche questo, vi ricordo che non siamo pagati, è della Milk. Lo dico giusto perché se magari volete mangiare qualcosa di gustoso, che le calorie le ha, però se ti mangi solo questo senza nient'altro ci sta secondo me come merenda. E comunque considerate che in 200 grammi di porzione solo 1,8 sono grassi saturi, poi sono 2,8 grassi in generale, ed è un pochettino, ci sono 9,4 grammi in 200, ma ci sta di zuccheri. Poi è tutto proteine, molto molto buono. Considerate che senza zuccheri aggiunti, e ci hanno messo appunto degli edulcoranti, c'è scritto, quindi non è con lo zucchero. Questa cosa è un'ottima cosa per la dieta. Ragazzi, sono le 13:20, procediamo con il pranzo. 2 hamburger e mezzo di tacchino. Poi qua ci sono tipo cipolla rossa e questa è cipolla quella dorata. In ogni caso dovrebbe essere un totale di circa 360 calorie. Ormai questa cena, pranzo, quello che cavolo è? Pranzo, sì, che è un pranzo. Certo che pranzo, ma è 1:20. Allora, comunque abbiamo la cipolla con l'hamburger. Buona, mangiabile. Ah, in ogni caso, a inizio video vi avevo detto che quelle noccioline dopo la camminata ne mangiavo sempre. In realtà non le abbiamo mangiate più se non i primi 2 giorni. Quindi vi ho scammati. Ragazzi, solita merenda che ho fatto già parecchie volte, quindi diciamo che lo sapete. Stavolta lo sto mangiando al cioccolato. Sono le ore 16:54. Solite 152 calorie, perché questi passetti hanno 152. E ci vediamo per cena. Clip molto veloce. Ragazzi, siamo arrivati all'ultima cena e non sono Gesù, incredibile. Sono le 20:11 e adesso vi farò vedere cosa stiamo andando a mangiare. Intanto è quasi tutto nuovo, a parte che le melanzane che sono sommerse dal prosciutto crudo, è tutto nuovo che non ho mai mangiato in questi giorni. Abbiamo 2 hamburger di merluzzo panati, quindi ci sarà un pochettino di carboidrati, ma pazienza. E mezzo. 2 e mezzo, sì. Poi abbiamo 50 grammi di prosciutto crudo e sotto ci sono 175 grammi già cotte, le ho pesate, di melanzane semplicemente al forno. Nelle melanzane c'era giusto un cucchiaio d'olio per renderle appunto commestibili, perché se no sono tipo immangiabili. In ogni caso il totale di questa cena è di 468 calorie. In realtà li devo ancora mangiare, però se siete a dieta vi consiglio molto il merluzzo, perché è veramente poco calorico. Infatti ho potuto aggiungere il prosciutto crudo, che l'ho aggiunto successivamente, vedendo che appunto era una cena veramente senza calorie a momenti. E quindi, giusto per arrivare a un totale di oggi 1569 calorie, ci ho aggiunto il prosciutto crudo, anche per renderlo giusto più saporito il merluzzo, essendo che è abbastanza teoricamente poco saporito. Ancora non lo so, assaggiamolo e lo scopriamo. Per ora assaggio solo lui.
in realtà non è così poco saporito, è giusto quel saporino che ci sta, non è invadente, leggero. Considerate che uno è di 80 grammi, con tutta la panatura e tutto quanto ha solo 123 calorie ogni 100 grammi. Io ne sto mangiando 200 grammi, perché 2 e mezzo sono appunto 200 grammi spaccati, quindi solo il merluzzo mi veniva tipo 250 calorie, una roba del genere, e ci sta. Comunque, ci vediamo domani con la pesata, dopo una settimana di dieta, e vedremo quanto abbiamo perso. Comunque, la media di calorie che ho mangiato durante questi giorni, l'avete vista, si è aggirata tra le 1500 e le 1700, a volte siamo arrivati pure quasi a 1800. Non è una dieta in realtà secondo me molto adatta a me a livello di calorie, perché considerate che pesando 150 kg forse ne potevo mangiare anche qualcosina in più, anche a 2000, sì, anche a 2000 credo che ci potevo arrivare, perché per una persona del mio peso, da quanto ne so, dovrei mangiare qualcosa come 3000 calorie per mantenermi. 2005, anche 2003 andrebbe bene, però ho preferito anche iniziare un pochettino più sul drastico, così, perché volevo vedere leggermente qualche risultatino in più, e speriamo che con la pesata di domani mattina ci sia questo risultato. Considerate che questa dieta è una dieta che sto facendo io, così, totalmente a caso, sto provando, non seguitela, perché non vuol dire che se mangiate le stesse cose che sto mangiando io avete i miei stessi risultati. E poi magari domani scopro che i risultati non ne ho avuti. Quindi non seguitela, mi raccomando, e ci vediamo alla pesata. Ragazzi, noi stiamo procedendo all'ultima colazione. Siamo senza luce, però abbiamo attivato la torcia. Faccio vedere pure di quale torcia parliamo. Vi acceco, come vedete, una bella torcia, che sennò saremmo totalmente al buio in questo modo. Con precisione sono le 6.46. Come state vedendo da questa clip, mi sto andando a pesare. Io già l'ho fatto circa 3 secondi fa e sono 148.4. Quindi partito da 152.2 vuol dire che ho perso già 3.8 kg. La dieta funziona sì e no, non lo posso sapere, perché comunque è normale che io abbia perso questi primi chili. Considerate che se peso 152 kg prima assumevo qualcosa come, che ne so, 3000, 3500, 4000 calorie al giorno, non so con precisione, ma magari anche di più. Quindi è normale che se abbasso così tanto le calorie e in più ci cammino sopra, perdo qualcosa, almeno all'inizio. Quindi spero che continui, spero che questo video vi sia piaciuto. All'incirca mangerò queste cose che avete visto qui almeno per altre 2 settimane, e poi magari ci aggiungerò anche i carboidrati, sperando che non ammazzo tutto aggiungendo i carboidrati, ma teoricamente no. Non farò ogni settimana un video di quello che mangio, perché mi sembrerebbe un video tra parentesi noioso farvi vedere appunto ogni settimana quello che andrò a mangiare. Magari faremo giusto un video quando farò lo sgarro, come vi ho detto in un video precedente a Santa Lucia, magari vi faccio vedere mentre mangio le arancine, perché ci sta, dopo tipo più di un mese di dieta che mi faccio uno sgarro. E niente, noi ci rivedremo domani con il video della camminata, e ciao.